Bentrovati gentili telespettatori di Cilento Channel, mi trovo in collegamento in diretta da Madrid con Michelangelo Lurgi della rete Destinazione Sud. Michelangelo, ci sei, mi senti? Ti sento, buongiorno a te, buongiorno a te. Buongiorno e bentrovato. Non sei nuovo ai nostri microfoni, ci siamo già conosciuti, abbiamo avuto modo di presentare Rete Destinazione Sud e soprattutto le tre destinazioni, ovvero destinazione Seletanagro, destinazione Cilento e destinazione Salerno, che sono a Madrid per proporre l'offerta turistica del territorio, ecco, salernitano. Sì, siamo qui a Madrid, dopo le varie fiere che abbiamo fatto, come sai, hai seguito tu le varie fiere che noi stiamo facendo in giro per l'Europa. Adesso siamo a Madrid per cominciare a valutare, un collegamento delle destinazioni del sud con il turismo spagnolo. Ecco, questa è un'incursione che abbiamo fatto, che verrà poi portata avanti con degli educational, con degli inviti specifici per gli operatori spagnoli che ci devono venire a trovare, per verificare la nostra offerta del sud. Senti, sei lì con le tre destinazioni, giusto? Sì, do però conoscere, anzi già lo conoscete perché è già stato ospite più volte anche di Cilento Channel, Marcello Formica di Terme Capasso in rappresentanza della destinazione Seletanagro Vallodiano e Paolo Miranda del villaggio Le Palme in rappresentanza anche di destinazione Cilento. Ecco, noi oggi qui l'obiettivo che ci poniamo, come ti dicevo, è quello di cominciare a prendere i primi contatti con i tour operator, i grandi tour operator che si occupano di mercato spagnolo e di mercato sudamericano. Il mercato sudamericano è un mercato che sta sempre più interessato a venire nelle nostre aree, legate anche e soprattutto al turismo di ritorno. E quindi cercheremo in questo modo, e oggi, nella giornata di oggi e di domani, di intercettare praticamente questo tipo di persone, soprattutto questo tipo di clientela. Sicuramente sentirete del caos perché la fiera è in essere, quindi a volte vi sento male, ma comunque la cosa importante è che voi mi sentiate bene. E infatti dalle immagini girate dai nostri operatori lì a Madrid, ecco, si vede la grandezza della fiera, ma soprattutto ecco il movimento che c'è, una fiera importante che promuove il turismo internazionale. Michelangelo, volevo chiederti fino a quando sarete lì a Madrid? Allora, noi saremo con tutti gli appuntamenti prefissati fino al 26 sera, praticamente noi il 26, tutto oggi, domani e dopodomani, per fare in modo praticamente di intercettare quanto più possibile gli operatori. Come avrete avuto modo di vedere anche dalle immagini, credo che filmate, c'è un'affluenza notevole di operatori specializzati. Madrid sta riprendendo quota sul mercato latinoamericano. Qui il mercato latinoamericano è molto presente, quindi noi dovremmo cercare di verificare i potenziali partner per un discorso legato a South Italy e alla presentazione dei vari portali che stiamo preparando per la promozione territoriale. Ecco, questo è l'obiettivo che ci poniamo. Obiettivamente parlando, ci sono molte opportunità. Vediamo nella giornata di oggi che cosa riusciamo a portare a casa, cosa riusciamo a concretizzare. Ci risentiremo probabilmente domani se sei d'accordo. Io Allora, in questo se ce la momento. facciamo, sì, perché gli appuntamenti sono tanti, spero di sì, e vediamo domani di riuscire al limite il collegamento, invece di farlo dalla fiera, lo facciamo post fiera, in albergo o in una location di Madrid, al momento con più calma. Perfetto. Certamente. Allora, adesso io ti saluto, mi lasci in compagnia di chi? Di alcuni ospiti? Ti passo subito Marcello Formica, così Marcello ti dice più o meno quello che stiamo facendo per il Seletanagro. Marcello, vieni un attimo. Naturalmente, gentili telespettatori, questo è il bello della diretta, vedete il cambio, non abbiamo un vero e proprio studio, ma naturalmente già questo collegamento è sicuramente eccezionale per un emittente locale e campana. Vedete, abbiamo cambiato già il nostro ospite con Marcello, giusto?
Sì, ciao, buongiorno a tutti. Ciao Marcello, allora raccontaci la destinazione Sele Tanagro a Madrid, che cosa promuove? Sì, allora noi come destinazione Sele Tanagro stiamo promuovendo un turismo alternativo, innanzitutto un turismo destagionalizzato, un turismo cioè dove noi andiamo a proporre anche nei mesi invernali. Infatti voi sapete che come destinazione abbiamo delle terme a Contursi che stiamo cercando di lanciarlo soprattutto nei periodi invernali. E dicevo, come Sele Tanagro, oltre al discorso termale, noi abbiamo i musei di Buccino, abbiamo le grotte di Pertosa, abbiamo la Certosa di Padula, quindi ci possiamo veramente proporre non più soltanto come mare, soprattutto perché siamo zone interne, ma possiamo proporci negli altri periodi dell'anno. E infatti molto probabilmente i visitatori di Madrid accoglieranno bene l'offerta del Sele Tanagro perché ha avuto soprattutto in questi ultimi anni un boom, questo me l'hanno riferito alcuni turisti che sono venuti proprio qui in sì. questo territorio, quindi nel Cilento e Vallo di Diano, riconoscendo la validità dell'offerta appunto di quel territorio, che poi insomma è un fratello del Cilento, no? Sì, anzi noi siamo e stiamo promuovendo insieme anche il Cilento, perché soltanto mettendoci insieme sono le bellezze eccezionali del Cilento, quindi con tutto sia la parte marina, parte delle spiagge, delle cose che sono favolose, sia con la parte interna, e qua ci inseriamo noi, dove possiamo essere di aiuto al Cilento per poter anche qui andare a destagionalizzare un poco, in modo da rendere il turismo un poco più stanziale. Infatti quello che abbiamo avuto necessità attuale trovare delle mete alternative e noi potremmo essere tra queste mete alternative, sia come Sele Tanagro sia come Cilento. Bene, lo hai appena poi nominato Cilento. Per la destinazione Cilento, con chi mi fai parlare? Allora, ti faccio parlare con Paolo Miranda. Salve. Che è uno dei maggiori rappresentanti proprio per quanto riguarda il turismo marino, quindi il mare del Cilento. Buongiorno, buongiorno. Prego. A tutti. Ben trovato Paolo. Paolo, ti sento basso. Potresti avvicinare il microfono? Sì, ma meglio così. Va bene Paolo. Aspetta che va bene? Sì, sì. Niente, anche noi come Cilento cerchiamo di proporre un turismo che abbracci un periodo un po' più lungo, perché è un peccato con le bellezze che ci ritroviamo, che molte strutture sono costrette a lavorare solo i 3 mesi estivi. Quindi in questa proposta cerchiamo di abbinare le varie destinazioni con appunto struttura ricettiva, proposte culturali, proposte enogastronomiche delle nostre aziende agricole che sono tantissime. Questo per far sì che il turismo non duri da giugno a metà settembre, ma possibilmente si ampli almeno da aprile a ottobre. Perfetto Paolo, avete già incontrato qualcuno? Oggi è il primo appunto giorno per voi. No, cominciamo fra 10 minuti, perché siamo arrivati ieri, abbiamo un po' sistemato tutto quello che dovevamo, e da fra 10 minuti abbiamo il primo incontro. È un mercato nuovo, un mercato che può essere molto importante, fertile per noi, speriamo bene. Voglio far vedere una cosa ai telespettatori. Allora guarda, questo è quanto stiamo realizzando come offerte che stiamo presentando su questo mercato. Questo è il Cilento con le varie strutture che abbiamo già messe, ovviamente tra le strutture ci sono tutte quelle che fanno parte delle destinazioni, che sono già associate alle varie destinazioni, ed è il catalogo completo, diciamo già tutto quanto tradotto in lingua inglese. Adesso ci accingiamo a prepararlo per l'ITB di Berlino in lingua tedesca. Ecco, questo è quello che noi stiamo tentando di realizzare, cioè lavorare su un concetto di destinazione,
E quindi niente, ci aggiorniamo poi nei prossimi, possibilmente domani, per vedere i primi esiti e cominciare a, come, diciamo, a valutare quello che è stato il primo riscontro su questo mercato. Mi scuso, dobbiamo lasciare la diretta, ma teniamo iniziare i lavori, quindi mi scuso. Certo, anzi io ne approfitto per ringraziarvi per quello che fate per il nostro territorio, quindi per Salerno, il Cilento, il Vallo di Diano, Alburni, e continuate così perché secondo me la direzione è giusta. Avremo modo pure di approfondire, magari tempo permettendo, nei prossimi giorni, e quindi io vi ringrazio per questo collegamento, siete il nostro orgoglio tutti e tre, e quindi ad maiora. Benissimo, grazie a te e grazie a tutti gli amici del Cilento, del Seletanagro e di Salerno che stanno collaborando con noi per lo sviluppo dei territori. Grazie e buona giornata. Ciao. Grazie, a presto ragazzi, buon lavoro. Bene, Raffaella, la linea passa a te e ci sentiamo magari nei prossimi giorni per aggiornare i nostri telespettatori, sempre da Madrid, quella che è la promozione del Cilento.